Alla presenza del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, del vicepresidente del Comitato Lombardo della FCI, Cristian Dagnoni, e del professionista bresciano Michele Gazzoli, è stata presentata la Progetto Ciclismo Rodengo Saiano 2024, squadra giovanile della provincia di Brescia, giunta alla sua 19ª stagione di attività. Un progetto che ha preso forma nel 2005 e che ha accompagnato centinaia di bambini nella trafila giovanile, diventando un punto di riferimento per le famiglie della Franciacorta, anche per merito di un ciclodromo chiuso al traffico, ideale per chi vuole mettere in bici, in tutta sicurezza, i propri figli. E l'importanza del lavoro delle società presenti sul territorio e della sicurezza in campo giovanile sono aspetti enfatizzati dal presidente federale Cordiano Dagnoni. Sì, parte tutto da qua, parte da questa atmosfera che si crea con tanti volontari che si mettono insieme con un obiettivo che è quello di far divertire i bambini. Stasera abbiamo visto qua che l'ingrediente principale è proprio questo, quello del divertimento, della gioia, e pertanto poi quello che sarà il domani di questi ragazzi sarà relativo. L'importante è che si divertano a pedalare e che facciano sì che le proprie famiglie siano contente dell'attività che fanno. Per cui un grazie veramente grande al progetto Rodengo Saiano, perché è una società virtuosa, una società che può disporre anche di un impianto chiuso, protetto, che è il ciclodromo che l'amministrazione comunale ha dato a disposizione, per cui hanno tutti gli ingredienti per far crescere questi ragazzi e farli divertire. Allegria e spensieratezza che sono stati due ingredienti della ricetta che ha formato anche Michele Gazzoli, prodotto dal vivaio dell'aspiratore Otelli e uno degli ospiti d'onore della serata organizzata al ristorante Pio Nonno di Erbusco dalla società presieduta da Fabio Berti. Sì, è sempre bello tornare un po' indietro del tempo, mi piace dire così. Da dove sono nato io, dove sono cresciuto, alla fine la realtà è sempre la stessa, che purtroppo al giorno d'oggi vengono un po' a mancare queste piccole ma fondamentali realtà, però serate così sono sempre, fanno bene un po' alla mente e sorridere sempre. Sta iniziando veramente una nuova fase della carriera di Michele Gazzoli, di fatto, nel World Tour e non solo. Sì, poi vabbè, adesso quest'anno ho ricominciato anche la pista per allenamento, così che ammetto mi è mancata veramente tanto, è una cosa che mi ha sempre fatto stare bene sia fisicamente che mentalmente, quindi riprenderla è stata una piccola manna, quindi sono veramente contento e poi adesso si vedrà per il proseguo. Quali sono le prossime gare nel tuo calendario e se c'è una gara a cui vorresti partecipare, senza pensare al risultato, ma proprio un'esperienza nuova che vorresti fare? Ma sicuramente parto subito da quella che vorrei fare, un grande giro come può essere il Giro d'Italia, che per noi italiani sicuramente è una vetrina e un sogno per tutti, penso. E poi adesso il mio calendario prevederà il UAE Tour, poi dovrei fare la Tirreno, la Milano-Torino, la Milano-Sanremo e poi tutto il Belgio. Gazzoli, classe 1999, ha di fatto iniziato a correre quando la Progetto Ciclismo Rodengo Saiano ha preso forma, cioè nel 2005. Settimane scolpite nella memoria di Fabio Berti, uno dei soci fondatori della società, guidata per oltre 15 anni da Fabrizio Bontempi e attuale presidente del sodalizio. Sì, quando siamo partiti nel 2005 era un sogno, adesso è diventata realtà, siamo una squadra strutturata, grazie a tutti i nostri soci fondatori, tutti i direttori sportivi e accompagnatori e anche i volontari che ci danno una mano in tutte le nostre iniziative. Un gruppo su misura dei ragazzi, allargato e inclusivo, come dimostra un team di dirigenti e soci che nel 2024 sarà formato da 15 persone. Oltre al presidente Uberti ne fanno parte anche Aldo Corini, vicepresidente in carica, Giancarlo Bonfadelli, Alberto Piva, Ivan Volpi, Gianpietro Valtulini e Ivan Modanesi. Al fianco dei consiglieri anche Pier Giuseppe Borsarini, Giancarlo Bontempi, Cristina Camplani, Angelo Migliorati ed Enrico Volpi, oltre a sempre presente Fabrizio Bontempi, che da un anno è il presidente della struttura tecnica federale. Ma che la Progetto Ciclismo Rodengo Saiano sia una grande famiglia lo testimonia il fatto che alla cena di gala abbiano partecipato oltre 200 persone.
tra loro numerosi sponsor, autorità, il vice sindaco del paese Francesco Andreoli e ovviamente gli atleti. Non solo quelli che difenderanno i colori del team nel 2024, ma anche quelli che hanno corso con questa maglia nel 2023 e che, per diverse ragioni, hanno preso strade diverse. Un bel pensiero a chi ha contribuito a rendere più che positiva la scorsa stagione, coronata da due successi negli esordienti, una convocazione per gli italiani giovanili di Darfo Bario Terme, la medaglia d'argento dei giovanissimi al campionato lombardo su strada e il 38esimo posto su oltre 300 società al meeting nazionale di Montesilvano. Così come nel 2023 la Progetto Ciclismo Rodengo Saiano si presenterà al via con tre gruppi, quello dei giovanissimi, quello degli esordienti e quello degli allievi, squadra riformatasi l'anno scorso e a cui il team bresciano è riuscito a dare seguito. Sì, ci impegniamo per riuscire a creare un bel gruppetto di atleti. Quest'anno saranno 4 gli allievi, 3 del primo anno e 1 del secondo anno. Abbiamo già fatto qualche allenamento nella Riviera Ligure nel fine settimana scorso, insieme agli esordienti. Ci siamo allenati, ci siamo divertiti e abbiamo messo le basi per la stagione che sta per iniziare. Andiamo quindi a scoprire l'organico del 2024, formato da 17 giovanissimi, 4 esordienti e 4 allievi. Nella categoria dei più piccoli, con una folta presenza femminile, correranno Margherita Mia Pagani, Agnese Frata, Matilde Dasoli, Angela Richetti, Alessia Belleri, Sofia Bono, Emma Dasoli, Lorenzo Saracino, Roman Berezzovi, Carlo Del Bono, Davide Orizio, Tommaso Balzi, Stefano Frata, Mattia Vuto, Ettore Guerini, Mattia Cotelli e Alessandro Pagani. A seguire le giovani rileve saranno Aldo Corini e gli allenatori Roberto Franceschini, Ivano Modenesi e Pier Giorgio Angeli. Il gruppo degli esordienti sarà formato invece dal classe 2010 Emanuele Richetti e da tre giovani al loro primo anno in categoria come Marco Bertacchini, Lorenzo Del Bono e Leonardo Quattri. Le loro figure di riferimento saranno il presidente Fabio Berti e i DS Luca Bontempi, Sebastiano Pasini e Gianluigi Pasini. Gianluca Anelotti, Alfredo Filippini, Orazio Bertazzoli e Gian Pietro Valtulini seguiranno invece il gruppo degli allievi, di cui faranno parte Riccardo Dasoli, Andrea Del Piero, Cristian Vuto e Matteo Pontoglio. Allievi ed esordienti che nel loro calendario avranno segnato in rosso la data del 2 giugno, giorno in cui la loro squadra proporrà sul circuito di Monticelli Brusati il 18esimo Memorial Battista Boniotti, gara unica per esordienti e il quinto trofeo sponsor Progetto Ciclismo, che vedrà ai nastri di partenza gli allievi. Ma questi sono solo due degli appuntamenti messi in calendario dalla Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, come ci spiega il presidente Uberti. Anche per l'anno prossimo abbiamo messo in calendario le nostre gare. Il 2 giugno ci sarà la gara degli esordienti e degli allievi a Monticelli Brusati e il giorno 24 agosto, sabato sera in notturna, facciamo la nostra gara dei giovanissimi al ciclodromo con le luci accese del nostro ciclodromo.